Bene, allora diamo inizio a questo incontro che riguarda la presentazione del volume, che vorrei chiamare così per raggiungere quasi 500 pagine, che hanno realizzato i nostri due graditi autori che abbiamo come ospiti. Alla mia destra Giorgio Fin, che ha lavorato in ambito scolastico fino al 99, appassionato di storia, ha pubblicato numerosi volumi sulla resistenza nel Vicentino, interessandosi in particolare delle biografie dei singoli partigiani. Alla mia sinistra Giancarlo Zorzanello, già docente di materie letterarie nelle scuole secondarie e ricercatore presso l'Istituto Storico della Resistenza di Padova, il primo capostipite dei vari istituti che poi si sono sviluppati nelle nostre province venete, ha insegnato dal 1980 al 94 presso la Scuola Italiana di Barcellona e ha pubblicato diversi volumi sulla resistenza vicentina, in particolare sulla Brigata Stella. Il titolo del loro lavoro dice "Con le armi in pugno" e già nella scelta del titolo si pone in risalto l'accento sulla resistenza armata, che è una delle tante forme della resistenza, da quella civile a quella non armata, per esempio degli internati militari italiani in Germania che rifiutarono di aderire alle migliori condizioni offerte ripetutamente dal Terzo Reich e, come dice il titolo di un bel libro che ne racconta la storia, scelsero di essere prigionieri per la libertà. Ecco, e quindi le varie forme della resistenza sono molteplici, ma anche dentro la stessa resistenza armata vi sono anime diverse che nel libro vengono scandagliate con profondità e soprattutto grande ricchezza di particolari, documentazioni, ricostruzioni, eccetera. E infatti questa credo sia la prima caratteristica del libro che presenteremo, ovvero la ricchezza di documentazione e, come avranno anche loro modo di dire, il fatto che ai documenti, ai riscontri, alle pubblicazioni che da 75 anni a questa parte si sono succedute sull'argomento, abbia fatto seguito la ricerca proprio con i piedi, andando sui luoghi, andando a sentire chi ricordava, andando a vedere le malghe, le casare, i percorsi, in modo da trovare dei fondamenti oggettivi, reali a quello che andavano costruendo e indagando. Seconda caratteristica di pregio del loro lavoro, che merita dire all'inizio, è uno sguardo d'insieme, che non è così semplice, non è così facile, soprattutto non è così frequente, perché la resistenza, e qui a Bassano abbiamo gli esempi, racconta molto più spesso e molto più attentamente le storie locali, le storie della singola brigata, del singolo reparto, del singolo protagonista, oppure le storie che hanno toccato, come il rastrellamento del Grappa, una comunità, un territorio in maniera profonda. Ma manca una visione d'insieme che è cominciata soprattutto in questi ultimi anni. E ultimo, un punto di vista principalmente didattico e divulgativo, devo dire, che non è il punto di vista storico di chi scrive per altri storici, magari polemizzando, mettendo i puntini sulle i, trovando mille occasioni di scontro o confronto, ma dimenticando invece quello che è l'interesse che dovrebbe essere dominante, cioè quello del grande pubblico, della gente che vuole sapere, conoscere e si avvicina
a questi argomenti decisivi della storia vicentina e della storia nazionale. Ecco, questi sono i pregi, mi pare sicuramente di dire, del libro. Ne aggiungo l'ultimo, che forse non è neanche l'ultimo, il fatto di aver preso in considerazione tutti gli aspetti della resistenza, anche quelli meno nobili, meno moralmente accettabili, come sentiremo direttamente da loro, oppure i protagonisti che si macchiarono di delitti o ruberie o che misero al primo posto il loro interesse e non quello più generale. Ecco, anche questo è un pregio del libro. Per capire un po' tutte queste caratteristiche e avere subito un'idea dei contenuti del percorso che il libro, così corposo come dicevo prima, affronta, do subito la parola a Giorgio Fin, che ci illustra i contenuti dei vari capitoli. Prego, Giorgio. Grazie professore e grazie a voi che siete presenti. Mi scuso fin dall'inizio per il ritardo con cui sono arrivato, ma il traffico, purtroppo mezzi pubblici in Italia zero e quindi ognuno deve arrangiarsi. Grazie. Ecco, io partirei dall'attribuzione, nell'attribuire al libro una collocazione temporale, cioè capire perché abbiamo fatto queste scelte e perché questo libro e come si colloca questo libro nell'ambito del panorama degli studi storici della resistenza vicentina. Ecco, Giancarlo Zozzanello, che è il mio collega, è stato il primo che nel libro Brigate d'Assalto Veremi, edito nel lontano 1978, a cura del Comitato Veneto Trentino, ha messo in relazione il gruppo di Magra Campetto con la 30ª Brigata Garibaldi Garemi, anzi ha esplicitamente dichiarato che essa deriva direttamente da quel gruppo. Inoltre, in quel periodo, parliamo di 40 anni fa circa, ha eseguito il riordino dell'archivio della Brigata Stella, che insieme alle altre brigate e formazioni faceva parte della Garemi. Archivio che sicuramente nel Veneto e penso in tutta Italia costituisce un unicum come consistenza e vastità. Si tratta di lettere, di circolari, di comunicazioni, ordini, informazioni e ogni altro, scritto anche bigliettini che servivano a tenere i collegamenti tra il comando e i distaccamenti, le pattuglie e anche i singoli partigiani. Zozzanello, dopo averlo ordinato questo archivio, ne ha curato la pubblicazione in 3 volumi stampati negli anni 1980, 1996 e 2008, che si vedono nella diapositiva. Quell'archivio però inizia dal 24 maggio 1944, perché la Brigata Stella è stata costituita il 17 di quel mese e perché l'archivio era stato raccolto da Alfredo Rigodazzo, un partigiano Ermenegildo Catone, suo nome di battaglia, commissario della brigata, il quale ha aderito alla resistenza a partire dalla metà aprile del 44. Restava scoperto il periodo settembre 43-aprile 44. Cos'è avvenuto in quel periodo? Ecco, per rispondere a questa domanda, Giancarlo ha cominciato le sue ricerche e a un certo punto ha chiesto anche la mia collaborazione e ne è uscito appunto questo libro. Ovviamente nel frattempo, e specie in questi ultimi tempi, sono state molte le pubblicazioni che hanno riguardato la resistenza anche di quel periodo e di esse abbiamo tenuto conto. Abbiamo tuttavia voluto dare a questo libro un taglio particolare, perché siamo convinti che la grande storia si compone anche di piccole storie, che poi sono la vita vissuta dei protagonisti, e per questo abbiamo cercato di legare il più possibile le azioni e i fatti che abbiamo potuto ricostruire allo spazio e al tempo. Riteniamo infatti che la ricostruzione di certi episodi importanti risulta più complessa e precisa se supportata da sopralluoghi, come è stato detto e ricordato, per illustrazioni e riscontri sui luoghi ove accadono. Ma allo stesso tempo ci siamo impegnati per ricostruire gli avvenimenti
nella loro successione temporale, cioè quello che viene prima e quello che viene dopo, cercando anche di trovarne il senso. E questo ci ha permesso di poter formulare risposte ragionevoli e logiche anche a vicende alquanto controverse della resistenza vicentina, come ad esempio l'eccidio di Malga Silvaio, l'inserimento di Marozin tra i partigiani e la nascita del suo battaglione Danton, l'apporto del Partito Comunista, gli scioperi del marzo del 1944, ricostruendo gli spostamenti di Antonio Bietolini e di altri, come poi vedremo. Sono note, è stato ricordato anche dal professor Tessarollo, sono note molte forme di resistenza, quelle civili e quelle di prigionieri per la libertà, gli IMI, quella di chi faceva propaganda con la stampa, con i volantini, quella dei CNN, no, quella di chi organizzava scioperi e sabotaggi, quella di chi raccoglieva gli sbandati, i prigionieri e li aiutava, e gli ebrei li faceva espatriare, eccetera, eccetera. Ogni forma di resistenza non è priva di rischi ed è meritevole di attenzione, perché si rischia sempre la vita. Ma noi ci siamo concentrati solo sulla resistenza armata, cioè quella di coloro che hanno impugnato le armi, disposti ad uccidere e o farsi uccidere. Da qui il titolo del libro, Con le armi in pugno. Titolo che è tratto da una frase di Toni Giurioli, che riportiamo a pagina 104 del libro, e nella quale egli descrive i sentimenti che provò mentre si trovava, una settimana dopo l'armistizio, in una vallata del Friuli in marcia verso l'accampamento dei partigiani per unirsi a loro. E scriveva: finalmente avrei sentito al mio fianco compagni animati da una stessa fede, pronti ad affrontare uno stesso destino, decisi a reagire e combattere e a vendere cara la propria pelle con le armi in pugno. Ecco, di parecchi di questi protagonisti della lotta armata, compreso Toni Giurioli, abbiamo tracciato anche un breve profilo all'interno del libro, racchiuso in appositi riquadri, in modo da conoscere i loro precedenti, le motivazioni e gli obiettivi della loro scelta. Nella copertina, proprio perché noi vogliamo parlare di fatti ma anche e soprattutto di persone, sono state riportate le fotografie di 8 tra i più importanti personaggi della storia da noi raccontata. Ecco, il primo è Amerigo Crucchiati, Ugo. Carlo, cioè aveva due nomi di battaglia, si faceva chiamare Carlo sull'altipiano di Asiago e Ugo negli altri posti. È un friulano, classe 1911, quindi aveva 32-33 anni. Crucchiati era il comandante della delegazione triveneta delle Brigate Garibaldi, in pratica l'incaricato, mandato dal Partito Comunista, in particolare da Luigi Longo di Milano, per organizzare le formazioni partigiane armate del Veneto. Raimondo Zanella, Gianni, 30 anni, pescatore di Canoleghe, provincia di Padova, partigiano prima in Friuli, e verso la fine di dicembre del 1943, con il cugino Romeo Zanella Germano, è stato chiamato nella nostra provincia per rafforzare la componente comunista del gruppo di Malga Silvaglio. Ma dopo il tragico epilogo è stato dirottato sui monti di Requaro e da gennaio alla fine di marzo ha assunto praticamente il comando del distaccamento che ha operato nell'Alto Vicentino e nel Veronese. Clemente Pino Lampioni aveva 39 anni ed era nato a Legnaro, Padova. Sposato con 3 figli, ha avuto un passato di criminalità comune nella banda Benin e che ha ampiamente però riscattato con il suo impegno nella resistenza armata, di cui è stato uno dei più abili e attivi costruttori. Sarà catturato dai fascisti e impiccato a Padova il 17 agosto del 1944. Ecco, concordiamo con il professor Franzina quando nella prefazione del libro, al nostro libro, sottolinea l'inadeguata considerazione in cui è stato tenuto dalle istituzioni l'impegno e il sacrificio di questo vero e proprio eroe, e reclama per lui l'attribuzione di una medaglia al valore. Giuseppe D'Ambros, Marco, di Requaro, 41 anni, commerciante di legname, altro importante protagonista. Aveva tra l'altro l'incarico, svolto con molta efficienza, di intendente della formazione. Era cioè colui che procurava i viveri, il vestiario, le armi e ogni rifornimento necessario ai partigiani di montagna.
Antonio Bietolini, che si nascondeva dietro il nome di Bruno Morassuti. Era nato a Perugia e aveva 43 anni. È stato mandato in Veneto dal Partito Comunista come ispettore delle Brigate Garibaldi e fu organizzatore degli scioperi nelle fabbriche di Schio e Valdagno nel marzo del 1944. Fu catturato dai fascisti proprio a Valdagno ed è uno dei 7 martiri fucilati al Ponte di Nori il 3 luglio di quell'anno. Luigi Pierobò, Dante, è un giovane di Cittadella, fervente cattolico, studente universitario di lettere classiche a Padova. Aveva 21 anni quando scelse la lotta armata. Per la sua intelligenza e la sua determinazione e il suo coraggio, dimostrati fin dal suo arrivo in montagna, fu chiamato a grandi responsabilità, fino a divenire comandante della Brigata Stella, della quale si ricordano imprese memorabili come il disarmo del presidio della Marina del Ministero della Marina di Montecchio Maggiore, era il Ministero della Repubblica di Salò, che aveva pensato 264 militari di presidio e che sono stati in una notte disarmati da 47 partigiani, senza sparare un colpo, cioè avevano organizzato così bene il disarmo che sono riusciti a fare questa cosa qua, penso unica in Italia. Aveva 22 anni quando fu preso e fucilato a Padova il 17 agosto 1944 nella caserma di Chiesa Nuova di Padova, che oggi porta il suo nome, caserma Pierobò, e medaglia d'oro al valor militare. Poi Giuseppe Marozin Vero, ecco, personaggio discutibile e discusso, originario di Arzignano, di 29 anni, allora aveva 29 anni, venditore ambulante di stoffe, già combattente in Spagna, ma non dalla parte degli internazionali, dalla parte dei fascisti, a sostegno di Franco. Spacciandosi per tenente dell'esercito e con vari stratagemmi, riuscì a inserirsi tra i partigiani in un momento di crisi del gruppo dovuto ai rastrellamenti di fine marzo del 1944. Riuscì a romperne la compagine e dar vita a un battaglione Danton, l'ha chiamato così come il personaggio della rivoluzione francese, no? Danton, soggetto solamente però alla sua autorità, autonomo da qualsiasi partito e non dipendente né dai comitati di liberazione nazionale né dai comandi militari, cioè lui era l'unico che comandava. Quel battaglione diverrà poi Brigata Vicenza e in agosto divisione Pasubia. Poi c'è Piero Tovo, nome di battaglia Piero Stella, 51 anni, di Valdagno, comunista, fu uno dei fondatori del Comitato di Liberazione Nazionale di Valdagno. È il primo grande sostenitore della lotta partigiana in quella zona, fino a che scoperto ai primi di luglio dovette entrare in clandestinità e trasferirsi altrove per salvarsi. Ce ne sono molti altri personaggi che avrebbero potuto degnamente occupare la copertina, ma la scelta era su 8 e gli altri li abbiamo illustrati all'interno. Oltre ai protagonisti di questo primo periodo della lotta armata, abbiamo rivolto la nostra attenzione anche alla gente delle contrade, senza la cui collaborazione, ospitalità e protezione, la resistenza nel Vicentino ma anche nel Veronese o nel Trentino non sarebbe stata possibile o sarebbe stata molto diversa. Altrettanta attenzione abbiamo riservato a quelle forze politiche, in particolare il Partito Comunista, che spinsero senza indugi e dubbi i propri iscritti già l'indomani dell'8 settembre ad armarsi. Diedero loro forti motivazioni, come me, e anche per combattere, e ne promossero l'organizzazione. Il Partito Comunista, in pratica, con una sua circolare, ha detto: chi è iscritto al Partito Comunista deve diventare partigiano, deve, da subito, senza tentennamenti e senza attesismi. Ci siamo infine ripromessi come metodo di riportare le notizie che avessero trovato riscontro sia da fonti partigiane sia anche da fonti fasciste o tedesche, trascurando le altre, in maniera cercando di essere il più possibile obiettivi. Ecco. Così, pur non dissimulando la nostra simpatia a favore dei partigiani, che spesso arrivarono a pagare con la vita la loro scelta,
non abbiamo tralasciato e nemmeno ridimensionato, come anche ha accennato il professore, ridimensionato alcune situazioni delicate e scabrose, ancora oggi oggetto di controversie e di opposte valutazioni, come ad esempio i contrasti tra i partigiani causati dai diversi modi di concepire la guerriglia, o semplicemente dal desiderio eccessivo di comandare, di prevalere sugli altri. Le uccisioni di fascisti solo perché fascisti, comportamenti moralmente riprovevoli come violenze, stupri, le esecuzioni troppo affrettate di spie, di presunte spie, la scarsa considerazione di alcune formazioni, specie quella di Maruzin, per le conseguenze delle loro azioni sulla popolazione delle contrade e altro. E ora, prima di concludere questo mio intervento, vorrei sfogliare insieme a voi velocemente il libro per capire il contenuto. Il primo capitolo parla del primo gruppo di lotta armata sorto nel Vicentino, sull'altipiano di Asiago, sopra Fontanelle di Conco, con tutte le sue vicende che si sono concluse tragicamente perché al suo interno sono maturati contrasti, alimentati anche da interventi esterni, che sono divenuti insanabili, che hanno portato a un tragico epilogo. Infatti, alla fine di dicembre del 43, quando il gruppo aveva come base Valga Silvagno, alcuni partigiani cattolici e badogliani hanno eliminato i 4 partigiani comunisti. Il gruppo è stato poi disgregato in un rastrellamento nel quale furono catturati altri 4 partigiani, fucilati nel castello inferiore a Marostica il 14 di gennaio del 1944. I comunisti, fallita questa prima esperienza, ne prepararono subito un'altra, formando un nuovo gruppo che dopo varie vicende si stabilisce sul monte Spitz sopra Recuaro, in un albergo abbandonato che vediamo in fotografia e del quale oggi esistono solo dei ruderi. Vi restarono un paio di settimane, ma quando si accorsero di essere in pericolo perché individuati dai fascisti, che sono arrivati a tendere un tranello e ad arrestare il parroco di Fongara con cui i partigiani erano venuti in contatto, lasciano l'albergo e nottetempo si spostano più in alto a 1560 metri di Malga Campetto. Di questo trasferimento si parla nel capitolo terzo. È inverno, siamo a cavallo dei mesi tra gennaio e febbraio, e circa 30 partigiani che occupano quella valga iniziano il loro addestramento militare e politico, ma anche qui vengono ben presto individuati dai nazifascisti. Contro di loro viene quindi organizzato a metà febbraio un rastrellamento con 300-400 militari che salgono muniti anche di armi pesanti da Fongara e da Campodanno per circondarli, anche con l'aiuto di 2 aerei di ricognizione. I partigiani però, preavvisati, organizzano la resistenza e lo sganciamento. Dalle posizioni più elevate sostengono il combattimento quasi per un'intera giornata e poi sfuggono all'accerchiamento gettandosi nei canaloni, come si vede, che erano ghiacciati pieni di neve, verso le montagnole di Recuaro da una parte e dall'altra verso Durlo. La popolazione, sia da una parte che dall'altra, accoglie i partigiani festosamente, offrendo loro aiuto e protezione. I partigiani, salvo alcuni infortuni occorsi ad un paio di essi durante la vertiginosa discesa sulla neve, uno si è rotto una gamba, escono tutti salvi. I nazifascisti invece subiscono notevoli perdite. Nel quinto capitolo si parla degli scioperi di primi di marzo del 44, promossi e guidati da Antonio Bietolini, scioperi che impediscono il trasferimento delle donne nei campi di lavoro e delle fabbriche in Germania. Gli uomini invece, nonostante gli scioperi, vengono deportati. Dopo lo scontro vittorioso dei partigiani a Valga Campetto contro i nazifascisti, molti giovani che erano nei boschi, che erano dispersi in vari gruppi, decidono di aggregarsi a quel gruppo che si era ricomposto tra Durlo e Marana. Il gruppo, che era intitolato Distaccamento Fratelli Bandiera, ai primi di marzo del 44 poteva contare già un centinaio di uomini. Li comandava Gianni, il commissario politico era suo cugino Germano, e salgono in montagna tanti giovani di tutte le estrazioni sociali e tendenze politiche, desiderosi di combattere contro fascisti e tedeschi.
tra gli altri anche i padovani Luigi Pirovò e De Momi Rino Ciccio. Gianni divide i partigiani in varie pattuglie e li manda nel Vicentino e nel Veronese, dando avvio a quella che noi abbiamo definito la guerriglia di movimento. Nel mese di marzo queste pattuglie girano e compiono azioni mirate in una vasta zona che va dall'altipiano di Asiago alla Lessinia fino alla valle dell'Adige. Lo scopo è di farsi sentire per diventare il punto di riferimento di aggregazione per gli sbandati e i renitenti e gli antifascisti nascosti. Ciò ovviamente crea allarme tra i fascisti. Essi infatti non tardano a reagire e organizzano nell'ultima settimana di marzo un vasto rastrellamento nelle zone in cui le pattuglie si erano presentate e manifestate. Qui si vedono le chiese di Durlo e Campodagnolo, perché in quel rastrellamento sono presi di mira soprattutto i parroci di queste due località, nell'intento di strappare loro informazioni sui partigiani. Sono maltrattati, picchiati a sangue e persino sottoposti a tutte le fucilazioni. Viene coinvolto anche il nuovo vescovo di Vicenza, Monsignor Carlo Zinato. Non sono però risparmiati nemmeno gli osti, la popolazione che viene minacciata, intimidita e spesso maltrattata. Quel rastrellamento però, per quanto violento e meticoloso, non riesce a catturare nemmeno un partigiano, perché Gianni, intuendo il pericolo, aveva sciolto momentaneamente il gruppo, lasciando gli uomini liberi di mettersi in salvo. Al termine del rastrellamento, il gruppo Fratelli Bandiera si sarebbe poi ricomposto di nuovo nella zona Durlo e Marano. E così avvenne. Nel nono capitolo si parla della situazione del gruppo dopo il rastrellamento, che è profondamente cambiata. Gianni e Germano, i due comandanti e il commissario, sono tornati a Padova e non sono più rientrati in montagna, sono stati assegnati ad altri compiti. Il comando è assunto in pratica da Clemente Lampioni, Pino, in attesa della designazione di nuovi comandanti. Al distaccamento Fratelli Bandiera si aggregano altri importanti elementi, tra cui per esempio Alfredo Rigodanzo Catone, di cui abbiamo parlato, quello che ha tenuto l'archivio, di Selva di Trissino, che porta con sé un gruppo numeroso di renitenti. Nel gruppo però si inserisce anche Giuseppe Marozzin, il quale, come abbiamo accennato, con vari espedienti riesce a imporre il suo comando su un paio di pattuglie, creando una spaccatura tra i partigiani. Una spaccatura che si aggrava per l'ambizione di Marozzin, che vuole a tutti i costi porsi al comando e a capo del gruppo. Non riconoscendo i ruoli né del Comitato di Liberazione Nazionale né di comando e neanche di partiti, lui vuole essere autonomo. Il 12 aprile questo contrasto arriverà al culmine, accentuato anche dalle vicende legate al prelevamento di coniugi Guiotto di Cereda, presunte spie fasciste, sottoposte a processo e condannate a morte. Questo fatto si inserisce tra i contrasti tra i due gruppi. Solo il buon senso di Pino evita che questi contrasti sfocino in una tragedia come è avvenuta a Manga Silvagno. I partigiani presenti ad Urlo sono 25. Devono scegliere o con Pino o con Marozzin. 6 scelgono di stare con Pino, 6, e 19 con Marozzin, che sono i famosi 19 della Fasubio, per cui Marozzin dopo scrive un libro su questa cosa qua. Un libro, diciamo, che non ha... scusate, sì, qua è uscito. È un libro che noi contestiamo nella nostra ricostruzione, perché contiene molte diciamo imperfezioni, se non anche falsità. Con documenti alla mano dimostriamo che Marozzin si fa vivo e nasce proprio nel mese di marzo e non nel mese di settembre, come invece lui dice di essere stato il primo partigiano d'Italia o cose del genere. E il capitolo 11 tratta diffusamente del sequestro di coniugi Guiotto, della loro cattura, della traduzione da Cereda a Durlo, che sono circa una quindicina di chilometri, con la violenza di gruppo subita dalle signore lungo il percorso da parte dei partigiani. Questo fatto
oltre ad accentuare le divisioni tra i partigiani, ha determinato una serie di conseguenze che si sono poi protratte per lungo tempo e comprese varie strumentalizzazioni politiche. Nel dodicesimo capitolo è ricostruita la prima clamorosa azione del battaglione d'Anton, formato la sera prima da Morazin, con i suoi 19. E essi, 19 con Morazin, occupano l'abitato di Graspadoro nel giorno della fiera, disarmano il presidio dei carabinieri, prelevano le tasse prediali, asportano dal tabacchino le sigarette che distribuiscono la gente, mentre Morazin entra nel municipio e sale sul poggiolio, arringando la folla. Nel capitolo 13 si parla del mancato appuntamento tra Morazin e Pino fissato a Marana per un chiarimento il 15 aprile. Pino, invece di Morazin, trova i fascisti. Ne nasce un conflitto a fuoco in cui lo stesso Pino rimane ferito abbastanza gravemente. Ecco, nell'ultimo capitolo si parla dei primi caduti delle due formazioni, Silvio Polloni di Vicenza per il gruppo Fratelli Bandiera e Giuseppe Facin Ivo, di cui non ho trovato le fotografie, di Maglio di Sopra di Valdaglio per il battaglione d'Anton di Morazin. Il primo, cioè Silvio Polloni Leo, è stato catturato dai fascisti e fucilato poi a Vicenza, dopo averlo fatto sfilare per la città preceduto dai tamburi, per far capire come vanno a finire i partigiani. Il secondo, Giuseppe Facin Ivo, invece, fu ucciso a pugnalate per ordine dello stesso Morazin, del suo comandante. Nel libro questa cosa qua è raccontata nei minimi particolari e ricostruita, insomma, questa uccisione. Il libro si conclude con alcune note sulle formazioni nel Vicentino, che verso la fine di aprile stanno assumendo una connotazione militarmente organica. Oltre al gruppo Fratelli Bandiera, di cui abbiamo parlato, che il 17 maggio diventerà 30ª Brigata d'Assalto Garelli, inizia la resistenza armata anche la Brigata Mazzini nella zona pedemontana, il battaglione 7 comuni sull'altipiano di Asiago e il battaglione guastatori nella provincia di Vicentino. Ecco, si sono formati alla fine di aprile tutte le formazioni che poi resteranno organiche fino ai grandi rastrellamenti di settembre, dove saranno poi scompaginate. Ecco, queste notizie che ho sommariamente riassunto, mi scuso della lunghezza, vi danno l'idea di quanto la lotta armata fosse vasta e complessa, e fanno capire anche perché per parlare di un periodo di 8 mesi sia uscito un libro tanto corposo di oltre 450 pagine. E nel libro non sono compresi i documenti che avrebbero occupato un altro centinaio di pagine, documenti nuovi mai pubblicati, che avrebbero, che secondo noi sono molto importanti, e che volevamo in ogni caso rendere pubblici, sia a sostegno della nostra ricostruzione, cioè a dimostrazione di quello che dicevamo noi, sia per metterli a disposizione di chiunque volesse prenderne visioni per ulteriori ricerche e approfondimenti, perché la storia va sempre ricercata, cioè non si arriva mai a una verità che è verità per tutti, perché può uscire un documento che può invalidare tutta la ricostruzione precedente. E questa è la storia, cioè è un revisionismo storico, però buono questo, no? Cioè non strumentale, ma fatto con scientificità. Allora, per evitare di rendere il libro ancora più oneroso, anche in termini di costi, d'accordo con la casa editrice, abbiamo fatto in modo che tali documenti fossero a disposizione di tutti, anche di chi non compra il libro. Basta andare sul sito internet che vedete scritto là, edizioni.crnet.it, cercare sul catalogo il nostro libro, sul catalogo della casa editrice il nostro libro, e scaricare l'appendice documentaria, che è quella che è elencata, 14 documenti che sono elencati in questa slide. Insomma, per concludere,
La nostra è stata una ricerca appassionata e sincera, e per renderla più popolare abbiamo anche cercato di scriverla nella maniera più chiara possibile. Ecco, speriamo di esserci riusciti. Grazie. Grazie Giorgio, e confermo anch'io la scrittura accessibile, come dicevo agli inizi. Ma prima di dare la parola a Giancarlo Zordanello, vorrei riprendere un cenno già anticipato da Giorgio Fin, ovvero il riferimento a Giuliolo, che è una figura chiave nella resistenza vicentina e che ha alcuni agganci anche con la storia di Bassano, perché il sindaco Pietro Roversi, che è stato tale negli anni 60, era alla scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria, che aveva sede a Salerno, e ha raccontato che in quell'occasione aveva come compagno di corso proprio Antonio Giuliolo, e così lo ricorda: laureato in filosofia, crociano convinto, antimilitarista dichiarato, e frequentava la scuola ufficiale di complemento, divoratore di libri di ogni genere e deriso da tutti perché di notte teneva una candela sempre accesa per leggere e per studiare il russo. Quindi questo era Antonio Giuliolo, che poi conosciamo bene perché ce ne parla ampiamente Luigi Meneghello a proposito dei piccoli maestri. E questo è un riferimento possibile, cioè un antifascismo che viene da un retaggio culturale profondo e significativo. Poi c'erano anche figure come Francesco De Gregori, che è lo zio del cantante, il quale fin dopo l'8 settembre scrive alla moglie: io scelgo la via dell'onore, anche se è la più ardua, anche se può portare alla fucilazione. In questo caos inestricabile, questa luce è l'Italia, che sia per noi è stata soltanto un calvario dal quale io sono ormai vicino alla vita, potrà un giorno essere la terra felice dei nostri figli e dei figli dei nostri figli. Questo era l'auspicio per cui un ufficiale dell'esercito scelse di andare con i partigiani. Oppure c'era la scelta di chi era giovane chiamato alle armi, classi 23, 24, 25, fin da novembre i bandi graziani sollecitavano l'arruolamento nelle fila dei reparti di Salò, e questi dicevano: chi si sente veramente italiano nell'assistere ai delitti, e alludeva alla pesante occupazione tedesca, non poteva rimanere inattivo nell'operare contro l'oppressione tedesca. E questo fu la scintilla di una tra le tante formazioni partigiane, non importa dire quale, perché importa dire la motivazione della scelta di questi giovani che erano, vi ho detto, le classi nati sotto il sistema fascista, sotto l'impianto educativo propagandistico del fascismo. E poi c'erano altri, e qua vi faccio i nomi prima di dare la parola a Zorzanello. Esempio: Giuseppe Crestani, ufficiale delle Brigate Internazionali durante la guerra di Spagna. Tommaso Pontarolo, nato a Valsania, Crestani era, come dice il cognome, di Conco. Emigrato Pontarolo prima in Francia, poi in Algeria, e aveva scontato 6 anni di confino a Ventotene per le sue idee antifasciste. Ferruccio Loiatti, udinese, reduce da 9 anni di carcere duro trascorso in diverse prigioni. E un veneziano, Zorzi, pure lungamente perseguitato dal fascismo. Tutti questi erano arrivati all'antifascismo con una storia molto lunga alle spalle, contatti con altri antifascisti e soprattutto la scuola della guerra di Spagna, che avevano combattuto non come Marozzin accanto alle brigate internazionali.
Questi avevano la motivazione profondamente ispirata dalla loro appartenenza all'ideologia comunista e conseguentemente la scelta di entrare subito in azione armata contro i fascisti. Ebbene, la composizione così varia, i giovani che erano arrivati, come diceva prima Giorgio Fim, con formazione cattolica o tra virgolette badogliana, e questi che invece erano profondamente anticomunisti da lunga data, si trovarono nella prima formazione del Vicentino, che è quella che nasce a Fontanelle di Conco, no? Alla Montagna Nuova. E è quella formazione che prima uccide di Marostica un commerciante di scarpe, Caneva, a fine novembre. Poche settimane dopo uccide un ex ufficiale che era Antonio Faggion di Valsagna, che aveva scelto la Repubblica di Salò. E già questo crea uno scompenso non indifferente dentro questo gruppo composto che aveva sede a Montagna Nuova. Non solo, ma poche ore dopo l'uccisione del Faggion, il capitano Giovanni Maria Ziglio, addetto al comando del presidio militare di Bassano, sale a Valsagna con altri fascisti, requisisce 18 apparecchi radio e, con una lista preconfezionata chiaramente molti giorni prima, arresta 50 persone. Ecco, questo è il contesto nel quale avviene il primo argomento che viene affrontato dal libro, ovvero la vicenda di Malga Silvano, vicenda che è rimasta per decenni pressoché sconosciuta, sicuramente taciuta, e che solo nel 2011 lo storico ricercatore De Grandis ha riportato alla ribalta. Pochi anni più tardi, il 1 febbraio del 2014, proprio qui a Bassano si è tenuto un convegno organizzato dall'Istituto Storico dall'ANPI per riprendere i temi di questa vicenda così controversa e così profonda, che segna il punto di partenza della resistenza armata nel Vicentino. Su questi temi il professor Zotanello è entrato allora, e volentieri gli do la parola adesso per dirci cosa c'è da aggiungere o da sottolineare. Grazie. Sì, ringrazio Tessarolo per le parole e per l'introduzione. Dunque, io vorrei, dato che sono qui a Bassano, si sente bene? Io vorrei soffermarmi appunto su Malga Silvano, dato che qualche anno fa, nel convegno organizzato dagli Strelli, ci furono delle divergenze sull'interpretazione di documenti e testimonianze riguardanti particolarmente gli autori e mandanti dell'eccidio, specialmente tra il sottoscritto Zorzanello e il De Grandis. C'è De Grandis qui? No. Il De Grandis le espone successivamente in modo ampio e articolato in un fascicolo intitolato Malga Silvano, il giorno nero della resistenza vicentina, notte a margine del convegno di Bassano, dove contestava l'impostazione, le argomentazioni e le conclusioni della relazione che avevo esposto nel convegno. A mia volta ribattevo gli argomenti, scusate se vado, del fascicolo, pubblicando le controdeduzioni nella pagina web degli Strelli, Strelli, laboratorio di storia, link, Strelli, dibattito. Naturalmente rimando a queste pubblicazioni e esposizioni chi volesse, perché sarebbe troppo lungo, e in questo
in questa occasione non ritengo che sia l'occasione giusta per approfondire e per parlare in modo ampio, e rimando, come ho detto, chi volesse confrontare le diverse ricostruzioni, verificare collegamenti, passaggi logici, ragionamenti, metodi storici, li rimando a queste. Questa sera siamo qui per presentare il libro, questo, in cui vi è dedicato un solo capitolo, il primo, per cui non posso dilungarmi su tutta la vicenda, solo mi soffermerò però su due aspetti, quelli che a nostro giudizio non erano stati ben delineati e sufficientemente approfonditi dagli storici precedenti, due aspetti del Maglia Silvani. E questi sono il rapporto del gruppo con il centro di Milano, tenuto da Amerigo Clocchiati, comandante del distaccamento Garibaldini del Triveneto, che molto dice sul tipo di distaccamento che era quello di Maglia Silvagno e conseguentemente di quello che successe. Secondo argomento che tratterò, l'ho messo per iscritto perché non sono un grande oratore e mi perdo, la ricostruzione storica, cronologica, di quello che successe il giorno dell'eccidio, il 28 dicembre del 40. Vorrei soffermarmi su questi due argomenti, e il resto è stato spiegato ampiamente da Giorgio Fini. E il rapporto con il centro di Milano che caratterizza il gruppo di Fontanelle di Conco rispetto ad altri gruppi che si costituirono nel Vicentino nello stesso periodo. Per illustrarlo ci rifacciamo alle prime settimane dopo l'8 settembre, quando molti militari del Regio Esercito tornarono ai propri paesi evitando in qualche modo la cattura e l'invio in Germania. Molti, per paura di cadere di nuovo in mano dei tedeschi e dei collaboratori fascisti, si allontanarono da casa, cercarono rifugio sui colli e sui monti. A questi sbandati renitenti spesso si unirono antifascisti condannati dai tribunali speciali, tornati dal confino durante il periodo badogliano, comunisti, socialisti e azionisti che non volevano collaborare con la Repubblica di Sociale. Nacquero così i primi gruppi antifascisti organizzati. Sono da enumerare tra questi il gruppo del Festaro a Schio e del Masetto, il gruppo di Bosco di Marana, sostenuto dal Partito d'Azione, e quello degli studenti di Castelvecchio, nella zona di Valdagno. Vari gruppi militari organizzati da ufficiali fedeli al re sul Grappa. In linea di massima, questi gruppi durarono fino ai primi freddi e si disgregarono dopo i primi bandi per l'arruolamento del nuovo esercito della Repubblica Sociale, le prime amnistie e i primi rastrellamenti. Ecco, anche a Fontanelle di Conco, e precisamente nella Malga Monte Cogolin, trovò rifugio nelle settimane dopo l'8 settembre un gruppo di giovani renitenti sbandati, provenienti prevalentemente da Marostica e Nove. Erano coordinati da Alfredo Munari, un antifascista di 30 anni di Nove, e sostenuti economicamente dalle loro famiglie, dai primi CLN dei paesi moderni e successivamente anche dal CLN di Vicenza, e godevano della protezione del clero. Al gruppo non tardò ad aggregarsi un altro nucleo composto da quattro comunisti, tre di quali avevano provato il carcere e il confino fascista, e uno, il Crestani, aveva combattuto in Spagna nelle Brigate Internazionali. L'inserimento dei comunisti fu possibile grazie ad Arami, Orfeo Evangelista di Bassano,
uno studente di 19 anni di Bassano, figlio di antifascisti, che conosceva personalmente Alfredo Munari, il coordinatore del gruppo. Arami, però, non agiva di sua iniziativa. Verso la fine di settembre, infatti, era stato avvicinato da Merigo Clocchiati, un funzionario comunista di 32 anni, inviato nel Veneto dopo l'8 settembre dal centro di Milano per organizzarvi la resistenza armata, con il quale aveva cominciato a collaborare. Il centro di Milano, che cos'è il centro di Milano? Si costituì subito dopo l'8 settembre sotto la direzione di Luigi Longo, il centro comunista di Milano, rientrato dal confine di Ventotene, per coordinare le federazioni comuniste delle province dell'Alta Italia. Manteneva il centro di Milano uno stretto collegamento con la direzione del PC, Palmiro Togliatti, che si trovava a Mosca, dove Palmiro Togliatti rimase fino alla fine di marzo 1944. Dati gli stretti i rapporti tra PC e URSS, il centro di Milano non poteva che essere in prima fila ad organizzare e a scatenare in Italia la resistenza armata. Tutti i compagni, e ci sono le circolari che lo testimoniano, dovevano essere mobilitati per liberare l'Italia, sconfiggere il nazifascismo e così contribuire anche a salvare la patria del comunismo. Era necessario coinvolgere in questa lotta tutti coloro che ci stavano, partiti antifascisti, militari fedeli al re e da subito. A differenza degli altri partiti, il PC aveva mantenuto durante il ventennio una rete a maglie larghe di cellule nei centri più o meno popolosi dell'Alta Italia, nella quale ora poteva contare pure su un gruppo di rivoluzionari professionisti che avevano fatto la loro vita, che avevano dedicata la loro vita alla professione, formati in URSS, parecchi dei quali avevano combattuto con i repubblicani nella guerra civile spagnola. A mano che questi rientravano in Italia, dai campi di concentramento, dal confino o dall'estero, venivano smistati dal centro nelle varie federazioni a rafforzare le organizzazioni locali. Clocchiati apparteneva a questo gruppo, cioè di rivoluzionari professionisti. Aveva frequentato per 2 anni la scuola di partito nell'URSS, aveva acquistato una coscienza di classe a prova di dubbi e incertezze, aveva dimostrato efficienza e prontezza nell'esecuzione delle direttive del partito, aveva imparato a non fare concessioni allo spontaneismo. Senz'altro era considerato dai dirigenti comunisti uno dei funzionari più efficienti, capaci e dediti alla causa. Sicuramente la resistenza armata nel Vicentino e nel Veneto non sarebbe stata la stessa se Clocchiati, dopo l'8 settembre, non fosse stato inviato dal centro nel Triveneto, dove si impegnò con entusiasmo, convinzione, costanza e ottimismo della volontà alla direzione delle direttive del partito. Per rendere più efficace la lotta armata contro fascisti e tedeschi, il partito, verso i primi di ottobre del 43, aveva fondato le Brigate Garibaldi, ispirandosi a quelle internazionali che avevano combattuto dalla parte della Repubblica nella guerra civile spagnola. Il comando era stato assunto naturalmente dallo stesso Luigi Longo, mentre Pietro Secchia era stato nominato commissario politico. Quest'ultimo
ricorda come, con chi e per quali obiettivi furono costituite le Brigate Garibaldi. Le prime riunioni per organizzare i distaccamenti ebbero luogo nelle abitazioni dei compagni Giovanni, dice lui, dice Secchia, Giovanni e Iole Marini, che parteciparono a questa riunione i compagni Luigi Longo, Secchia, Pietro Secchia, Umberto Massola, Antonio Roasio e Giancarlo Paglietta. Ora ricordiamo il nome di Antonio Roasio. Chi è questo? È un funzionario comunista, il quale era incaricato dei distaccamenti garibaldini del Veneto e dell'Emilia Romagna. Perché ricordo questo? Perché l'Emilia Romagna, e il Roasio in modo particolare, in un primo tempo pensavano che i distaccamenti garibaldini non fossero possibili costituirli sugli Appennini, e inviarono molti dei comunisti bolognesi o dell'Emilia, li inviarono nel Veneto, a Padova, poi venivano smistati. Se voi leggete il libro, vedete che il primo comandante del distaccamento di Malga Campito è Milis, un bolognese, medaglia d'oro. Il primo comandante è un bolognese. In genere, Clocchiati li smistava verso il distaccamento Ferdiani di Belluno, dove aveva costituito un distaccamento. E lì ne inviò più di 100, tanto che quel distaccamento era quasi composto, quasi esclusivamente, non dei bellunesi, da comunisti emiliani. E vediamo, dico Antonio Roasio, perché c'è una lettera di Zini che la invia dopo, ma poco dopo l'eccidio di Malga Silvagno, che Zini invia una lettera fondamentale e che non è stata distrutta fortunatamente, la invia Antonio Roasio, non al centro, il centro era Milano, Longo, Secchi erano a Milano, Roasio era a Bologna, però era incaricato e sapeva ed era il supervisore dei distaccamenti garibaldini Veneto-Emiliani. Fin dai primi di ottobre, perciò, la catena di dipendenza tra il centro e le delegazioni regionali era prestata per il Partito Comunista. Per il Veneto funzionava in questo modo. A Milano, Longo e Secchia recepivano le direttive da Mosca, dove si trovava il segretario del PC Palmiero Togliatti Ercole. Allora, a loro volta le trasmettevano alle varie delegazioni regionali dell'Alta Italia. A Padova, la delegazione delle Brigate Garibaldi, cioè Clocchiati, le trasmetteva ai vari comitati provinciali e si incaricava anche in prima persona di metterli in pratica questi direttivi. La prima, più importante e urgente direttiva del centro è la seguente: nessun compromesso con i neofascisti e i tedeschi occupanti. Lotta armata, senza tesismi, incertezze, paure, scrupoli, assieme a tutti coloro che ci stavano, i partiti antifascisti, sindacati, clero, senza escludere i militari badogliani fedeli al re. E ricordiamo che questa direttiva, a causa di questa direttiva, i comunisti a un certo punto espellono perfino un comunista famoso come era Concetto Marchesi. Perché? Perché aveva, e rimaneva, aveva accettato una, non dico collaborazione, però un accordo con i neofascisti. Lo rimproverano, gli dicono: o lasci o te ne vai da rettore dell'università o sei espulso. Lo minacciano. Concetto Marchesi capisce e lancia il famoso manifesto agli studenti universitari. Una
stringo. Dunque, al fine di mettere in pratica questi direttivi, Amerigo Scocchiati, fin dal suo arrivo, prese contatto con cellule clandestine che, come abbiamo accennato, esistevano in vari centri del Veneto. A Vicenza mi incontrai, dice lui, con l'ex onorevole Domenico Marchioro e con altri bravi compagni. A Bassano, e qui ritorniamo a Arami, con Lievore e Arami, evangelista, ancora giovanetto, è quello che dice lui nelle sue lettere. E siamo ritornati ad Arami, che, come abbiamo visto, introduce nel gruppo di Fontanelli di Conto con i quattro comunisti. Via, salto, tutto questo. Il partito esigeva dai compagni di organizzare la lotta armata e di impegnarvisi personalmente, una lotta che doveva cominciare subito. Ebbene, a Malga Silvagno, lì c'era il gruppo di Malga Silvagno, il gruppo di Munari, però probabilmente avrebbe cominciato la lotta armata con calma, più in là, come fecero molti altri gruppi autonomi dopo i lanci. Ebbene, con quei quattro comunisti non c'era la possibilità di compromessi. O il gruppo o intraprendeva la lotta armata o erano espulsi, o il dramma del gruppo di Malga Silvagno è proprio questo. I comunisti volevano la lotta armata, come ha detto De Sarolo. C'è l'attacco alla caserma di Carpenè nei primi di novembre, c'è l'uccisione di Canova. Loro, lotta armata vuol dire agire, e subito. Agire contro chi? Contro i fascisti e contro i tedeschi. Naturalmente era più facile agire contro i fascisti. Ecco, uccisione del commerciante Canova. 26 di dicembre, uccisione del colonnello e del colonnello Fagioni. Naturalmente questo modo di procedere dei comunisti non era ben accettato, ben visto dall'altro gruppo. E allora, anche tra i comunisti, specialmente, non c'era uguaglianza di opinioni. A Schio, per esempio, il gruppo, i comunisti locali non volevano assolutamente iniziare una lotta armata così forte, così frontale. Difatti, loro non inviano nemmeno le armi che hanno in deposito i compagni di Schio, non li inviano a Fontanelli di Conto, dove c'è un gruppo di compagni, non inviano un gruppo che hanno di compagni che sono sulle colline, che sono smandati, non li inviano a dare manforte al gruppo di Fontanelli di Conto. E per cui anche i comunisti. Allora, Crocchiati però non poteva certo aspettare che i compagni vicentini maturassero decisioni più conformi alle direttive del partito o che Marchioro riuscisse a convincere a cambiare atteggiamento. Per lui, Crocchiati, da buon marxista, la miglior maniera di superare obiezioni, vincere le resistenze, contrastare scetticismo, era di dimostrare nella pratica come fosse possibile organizzare la lotta armata da subito. Quasi con il solo aiuto di Giovanni Re, riuscì a riunire quattro compagni, e l'abbiamo già detto. Si conclude la vicenda? Sì, va bene. Dopo non parlo più. Sì, non, dopo finisco il mio intervento e dopo vi... Allora, il Crocchiati, vedendo che c'erano delle divergenze nel gruppo di Malga Silvagno, intraprese
tre iniziative. Primo, si spostò a Schio e premette sui dirigenti affinché inviassero il gruppo che avevano di compagni che erano nelle colline, lo inviassero a dare manforte ai quattro comunisti che erano Fontanelli di Conco. Inoltre si spostò nel Friuli e fece venire dal Friuli due compagni di fede comunista, i cugini Zanelli, li fece venire per dare sempre manforte al gruppo di Fontanelli di Conco. Inoltre organizzò l'eliminazione di Nodari, che era quello che si opponeva più frontalmente ai disegni del partito. Ora, secondo la mia interpretazione, la nostra interpretazione dei fatti, fu proprio l'organizzazione dell'eliminazione di Nodari quello che scatenò la reazione dei cattolici e che portò all'eccidio di Malga Silvagno. Io e Fin l'abbiamo spiegato ampiamente e dettagliatamente nel primo qui e specialmente nel fascicolo, negli atti del convegno e anche negli strevi. Solo vediamo un po', per essere breve, vediamo un po'. Sì, due pagine. Allora, il Aramin, ecco, entra qui l'Aramin, che so che non è stato ben visto il fatto che io lo ritenga uno dei principali organizzatori di questa soppressione del Nodari. Aramin era un ragazzo di 19 anni che probabilmente fu investito e dovette vivere un periodo e dei fatti superiori alle sue capacità, alle sue maturità. Ebbene, Aramin, ritornato alla Malga da Vicenza il giorno di Natale, trovò un simpatizzante disposto a condurre il Nodari in un posto concordato tra Malga Silvagno e Asiago, con la scusa inventata della consegna da parte di un carabiniere del luogo di 100 alpini da condurre alla Malga. In quell'occasione non sarebbe stato difficile, nemmeno a un giovane privo di esperienza come Aramin, fingere di incontrare per caso il Nodari in mezzo al bosco, mettersi dietro di lui o incaricare qualcuno a mettersi dietro di lui lungo il sentiero e trovare il momento opportuno per estrarre la pistola che portava con sé e sparargli un colpo alle spalle. Guardate, soluzione che sarà messa in atto qualche mese dopo da un partigiano di Marozzin l'8 aprile. Ebbene, il Marozzin, apro la parentesi, il Marozzin invia Tito, che è un partigiano che non accettava la sua autorità, invia Tito, Ciccio De Momi, che era andato in montagna con Dante, e Greco, che è uno di Schio, li invia a Maglia Campetto, loro sono a Durro, con la scusa di recuperare delle mitraglie, una mitraglia. Ebbene, in quell'occasione Ciccio non ha il minimo timore e il minimo pudore di fare fuori Tito
E così Marozin ci toglie, di torno un concorrente e un esponente che contestava, e Marozin voleva comandare a tutti i costi. Va bene. Mi spiace intervenire così. No, no, fai bene perché. Brutalmente. Ma siccome dovremmo concludere entro l'ora di chiusura della biblioteca, mi interessava lasciare. Dunque, dire due cose. La prima, che il volume è in vendita a prezzo scontato e lo trovate lì, e in questo volume è spiegato dettagliatamente la ricostruzione, credo si può dire più aggiornata e documentata, della vicenda di Magal Silvagno, alla quale va detto per completezza che va aggiunto l'episodio del 14 gennaio 44, quando tre dei cattolici leta badogliani che avevano provocato la morte addirittura a due e a due dei quattro comunisti di cui sapevamo, ebbene, a seguito di un rastrellamento, Decimo Vaccari, Luigi Nodari, che era il bersaglio possibile di Aramin, e Giovanni Rossi verranno fucilati al castello di Marostica insieme a un quarto. Ecco, questo è un po' il contesto, che però dice bene come sia complicata e intricata la storia della resistenza in generale e in particolare quella vicentina.